Stiamo iniziando il montaggio del pollaio, qui c'è tutto il kit e verrà qui, che è una parte abbastanza in piano. Lì ho il geometra, il direttore dei lavori. Dan, che dici? Mettiamo qua? Lui guarda, osserva e qui avranno spazio a sufficienza. Poi, mano a mano che finiranno l'erba, sposterò di qualche metro se riesco la struttura, non sarà ancorata a terra. Il montaggio è veramente elementare, ci sono già le staffe con i fori, ecco, si incastrano, è di una semplicità veramente incredibile. Siamo alle fasi di montaggio della rete, allora la rete non va assolutamente bene, è un giocattolo, questa un gatto la riesce a sfondare, quindi ho fatto bene io che ho acquistato altra rete almeno da mettere in basso e quindi verrà uno strato di questa rete qui, uno strato di rete per polli e uno strato di rete da 1 cm. Avremo quindi 3 strati di rete, di cui uno 50 cm messo per lungo e 50 cm messo per terra. Quella per terra verrà poi fermata con dei picchetti di acciaio, insomma, piccolini. Se dovete acquistarla questa rete qui, mettete in conto di doverla cambiare perché è veramente molto molto sottile, troppo sottile. Due parole sull'apertura e sulla chiusura. Non mi piace, una bella idea, ma la trovo delicata, scomoda. Quindi adesso terrò questa e poi me ne invento una nuova, un pochino più robusta, perché questa veramente non fa al caso mio, insomma. Ok, ho quasi finito di mettere la rete, però ho fatto un paio di modifiche. Ho aggiunto questo fil di ferro molto spesso, questo zincato, a metà di ogni parte inclinata. Qui ce n'è uno e lì c'è l'altro. Per tutta la lunghezza del pollaio, quindi 6 metri, quindi qui ne vediamo uno di qua e uno di là, la rete appoggia sopra, questo perché evito poi, siccome è una rete molto morbida, che mi spanci, non mi piace vederla spanciata. Allora, in questo modo do un po' di rinforzo a tutta la struttura, ma soprattutto alla rete appoggio sopra e poi la legherò. Tra una rete e l'altra, vedete che sono ancora da legare, e le legherò proprio con un fil di ferro plastificato, molto sottile, in modo tale da fare una sorta di cucitura e tenerle maglia dopo maglia legate una all'altra, così che non mi possano entrare animali. Continuo a dire che non mi piace, per fortuna che ai lati metterò la rete migliore, in alto interrò questa finché poi non ci sarà la possibilità di mettere la rete, quella per polli, sopra questa, quindi a quel punto sarò veramente più tranquillo. Bene, vado avanti, non c'è rimasta moltissima rete, spero che mi basti, se no devo mettere la mia. Così è come si presenta il pollaio una volta terminato. Allora, dall'ultima ripresa sono passati circa 10 giorni perché nel frattempo i lavori sono andati avanti, poi mi sono fermato qualche giorno e loro sono già dentro da 3-4 giorni e si sono perfettamente ambientate. Allora, adesso vi spiego alcuni accorgimenti di questo pollaio, di questa struttura e poi così potete decidere in autonomia se fa per voi o meno. Allora, riprendo un po', 6 metri per 3, in dotazione c'è una rete che è questa, che è veramente molto molto sottile e l'ho utilizzata soltanto per la copertura superiore. Dopo averla stesa in tutta la struttura, mi sono accorto che mancava, cioè era finita, per la porta e per la parte dietro, quindi ho integrato con della mia rete, cosa che avrei fatto comunque. Comunque la parte sopra è protetta soltanto da questa rete. È una rete molto leggera, veramente molto leggera, e nelle parti più pericolose l'ho integrata con altri 2 giri di rete di fattura diversa, adesso ve ne parlo. All'interno della struttura, fino a terra, ho messo una rete da 1 cm di lato. Costa veramente molto, ne ho presi 22 metri, ho pagato circa 80 euro, però questa mi serve per evitare che le arvicole e i topolini possano entrare scavalcando la rete principale, perché la rete principale ha una maglia dove loro possono entrare. Centrano 2 dita. Certo, si possono infilare sotto, ma questo è un altro discorso. Ho messo poi un terzo giro di rete, che è la rete classica per polli, eccola qui, è quella con la maglia esagonale, abbastanza larga, molto leggera, economica, 20 metri li ho pagati a 0,70 al metro, quindi circa 14-15 euro. E questa l'ho piegata al 50 centimetri a L, quindi 50 centimetri sono qui, fino a terra. E 50 centimetri partono da terra e arrivano fino qui.
sono sul terreno. Questa protezione è importante perché gli animali, soprattutto le faine e le volpi, scavano e quindi loro, se cominciano a scavare qui dove c'è la rete, ovviamente non riescono ad andare avanti, si fermano. Diverso il discorso se scavano prima dei 50 cm, devono fare un tunnel di mezzo metro per arrivare lì. E a quel punto hanno fatto bingo e quindi speriamo sempre nella loro poca intuizione, insomma. Vedete adesso in questa struttura dei pali di legno e della rete elettrificata. Ve ne parlo in un altro video perché è abbastanza lungo come discorso. Vi dico soltanto che se dovete mettere la rete elettrica e usate i classici distanziatori per legno, ovviamente non vanno bene per i pali in ferro, questi qua. Ci sono anche i distanziatori per pali in ferro, io non li ho trovati, quindi mi sono inventato questa cosa qua. Ho messo dei pali da 60 cm di legno, li ho ancorati in un certo modo, poi vi dirò nel video perché non vanno ancorati semplicemente col fil di ferro, e poi ovviamente ho messo i distanziatori. Piccola nota di colore sulla recinzione elettrificata: quando lo stavo montando l'ho attivata, per sbaglio ho toccato il filo. Io peso 90 kg, mi sono ritrovato 60-70 cm più in là. Mi ha dato una schicchera che mi fa ancora male la mano, quindi immagino quel povero animale che tocca col naso umido la botta che prende. Ne ho preso uno abbastanza potente, adatto per i cinghiali, quindi immaginatevi un attimino, poi ne parleremo nel video adatto. Allora, tornando a noi, in dotazione c'è soltanto questa copertura qui, è una copertura di plastica piccola, serve soltanto per coprire un lato. Allora cosa ho fatto? Ho acquistato un telo 6 x 4, l'ho messo doppio, è venuto quasi doppio del tutto, l'ho ancorato in qualche modo sia con i suoi anellini e sia con queste protezioni superiori per fare in modo che i 2/3 della struttura siano sempre all'ombra. Ecco, vedete come risulta? Lì abbiamo sempre l'ombra, a prescindere da come gira il sole. E qui abbiamo il sole, quindi loro possono decidere un po' se stare al sole, se stare all'ombra. Di giorno qui è in pieno sole. Se non facessi una cosa del genere, le troverei praticamente già cotte, queste povere galline. Dal momento che la rete a 50 cm qui viene tagliata a metà, perché altrimenti non si può stendere, bisogna poi prevedere di aggiungerne un pezzettino. La rete poi è fissata per terra con dei ganci. Tiro fuori uno, ecco qua, sono ganci in ferro zincato, ho preso la matassa, costa pochi soldi, e ho risolto così, l'ho fissata in qualche modo, e ecco qua, ho il terreno che è come pietra perché è un po' che non piove. Questa mi serve sia per non inciampare io quando cammino e sia per tenerla fissata a terra nel caso di animali che vengono a scavare. La struttura di per sé è sufficientemente rigida, la mia è leggermente in discesa, quindi tende un po' a imbarcarsi, ma più di tanto va bene così, insomma, per quello che l'ho pagata. Questa la potete trovare 6 x 3 così com'è, con un costo che va dai 250-280 euro ai 500 euro, dipende un po' dalle offerte del momento. Adesso andiamo dentro, vi faccio vedere come l'ho arredata. Prima però vi faccio vedere come ho rifatto l'apertura, la serratura iniziale. Vi ricordate che c'era quel gancetto veramente scomodo, fatto male. Semplicemente ho fatto un foro, una staffetta L sul piantone e via, molto molto semplice. Trovate una sedia qui perché... Non perché mi piaccia stare con le galline, cosa che non ci sarebbe nulla di male, ma perché sto revisionando l'apertura e la chiusura, quella automatica, il Titan. Vedete, lì c'è la porticina e quindi quando faccio le prove mi metto qui. Allora, abbiamo la loro casetta. Ho tolto la cova che avevo fatto io perché non ci stava, quindi c'è soltanto la loro cova originale, eccola qua. È su bancali ed è in bolla, in piano. Da questa parte abbiamo l'acqua coperta, la tanica è coperta da due tipi di ombreggianti diversi perché non deve prendere luce, se no si fanno le alghe dentro. I recipienti che avevo in un altro capanno con dentro il cibo, questo vi do un consiglio, chiudetelo sempre perché vedete qui ne abbiamo uno col grit, vi ho parlato l'altro video, qui c'è il misto polli, qui abbiamo invece l'ovaiola, li mischio in una proporzione leggermente diversa a seconda del periodo dell'esigenza. In questo istante, visto che ne ho una che sta soffrendo un po' di carenza di calcio, sto usando 3/4 di ovaiola e 1/4 di misto polli con girasoli. Quindi dicevo, vi do un consiglio, teneteli assolutamente chiusi se li mettete qui fuori, perché altrimenti, a parte loro che arrivano dentro e sporcano, ma arrivano i topi, è brutto. Mangiatoia, la classica. Qui c'è la seconda cova, quella che avevo fatto io, che l'ho staccata per non buttarla. Ho messo la paglia, ancora non hanno fatto le uova lì, però è un luogo dove possono andare tranquillamente a curiosare, a riposarsi. Questa era la scaletta originale, mi è dato un po' di pomodori che abbiamo lavorato. Ecco, guardate a distanza di 4-5 giorni i solchi che fanno le galline. Qui tenete conto che non piove da un paio di mesi e il terreno è duro come pietra, eppure loro sono riusciti a scavare, si vede che qui c'era qualche animaletto, qualcosa. Quindi si divertono, passano il tempo e mi concimano il terreno.
Qui abbiamo la centralina dell'impianto di protezione della rete elettrificata con la sua bella scatola di derivazione. A breve, a giorni, porterò un filo elettrico qui e qui arriverà la telecamera a 360 gradi, perché voglio vedere da remoto quello che succede, ma soprattutto voglio vedere eventuali animali selvatici da esterno. Fa anche visione notturna, quindi vedremo in un altro video. L'ultima cosa che voglio far vedere, ecco qui dove c'è il mattone, ho un grosso vuoto perché il terreno ovviamente non è in piano, non è una tavola a biliardo. Allora ci sono due tipi di rete, quella a 50 cm a maglie larghe che avete visto e una da 1 cm, entrambe a L verso l'esterno, quindi anche di qua eventuali topolini non possono entrare. Ovviamente se vogliono entrare il posto lo trovano, il luogo da dove passare c'è, poveri loro, perché le galline comunque se li beccano gli fanno male, soprattutto il giorno, la notte no, ovviamente le galline dormono. Il prossimo inverno, come al solito, copriremo con un nylon molto spesso quasi tutto il ricovero notturno, lasceremo solo un pezzettino sotto, un pezzettino sopra per il cambio dell'aria. Ho notato che da quando sono qui non vanno più sopra a dormire, forse perché non c'è spazio, e si sono rimesse a dormire qui, che è il luogo deputato migliore per dormire. Infatti vedete, sporcano per terra il raccoglitore con la paglia e questa è la cosa migliore, che io poi periodicamente tolgo il cassetto e verso tutto ai lombrichi che sono qua vicino, quindi non si butta via niente. Bene, è tutto. Qui, come vi dicevo, arriveranno altre 4 galline, 3-4 galline, se le trovo quelle d'allevamento intensivo, altrimenti le dovrò comprare. Comprerò le livornesi perché sono delle macchine da guerra, non si fermano mai, sono grandi produttrici di uova, sono molto robuste, hanno poche esigenze. Guardate il piumaggio di quella e guardate il piumaggio di queste, queste hanno un piumaggio diverso, sono più sensibili ai cambiamenti di stagione. Quella invece no, quella ha la stessa età di queste, ma è un'altra razza, insomma. È meno affettuosa, eh? Se prendete le galline anche per dargli una carezza, non prendete le livornesi perché non c'è verso. Mi conosce da 2 anni, ma non si fa avvicinare. Questa invece, vero? Questa invece è un'altra cosa. Questa è quella che ho salvato io 2 anni fa. Bene, è tutto per questo video, spero che vi sia stato utile. È una spesa importante, tra una cosa e l'altra vanno via, pur comprandolo in offerta, vanno via con la rete elettrica a 600-700 euro. Il lavoro grosso, ma grosso, dove vi porta via tempo, è la cucitura delle reti. Ogni rete è cucita maglia per maglia, non ci sono buchi, non ci sono passaggi, e questo porta via, non dico una settimana di lavoro, ma quasi, dovete metterlo in conto, perché cucire ogni singola maglia, vi assicuro che non è uno scherzo. Allora, ebbene, è tutto per questo video, spero che vi abbia dato un'idea, che vi sia stato utile in qualche modo. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un like e se avete domande da farmi sono qui, riscrivete pure che vi rispondo, ovviamente rispondo a tutti. Prossimo video sulla recinzione elettrificata, è un bel lavoro anche quello da fare, adesso dormo sonni più tranquilli. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.